Vi è mai capitato di sentirvi dire che pronunciate male delle parole nella vostra stessa lingua? A me tantissime volte, anche recentemente, in alcuni video ho pronunciato la parola abramitico, abramico, cioè ho praticamente sbagliato parola pronunciando una parola che probabilmente neanche esiste in italiano, una cosa che in realtà deriva da una confusione che ho fatto con la versione inglese del lemma della parola Abrahamic. Quindi ho pensato a quella e poi ho utilizzato una versione italianizzata della parola Abrahamic. Mio errore, mi dispiace e insomma non lo farò più. E oggi vorrei proporvi 10 parole che ho scoperto che molta gente non pronuncia correttamente in italiano. Quando le ho scoperte, ci sono rimasto un po', perché comunque anch'io sono rimasto spiazzato dato che le sbagliavo quasi tutte. Poi però man mano mi sono abituato a sentirle nella maniera che secondo i dizionari è ritenuta corretta. Ci sono dei verbi, ci sono degli aggettivi, ci sono dei sostantivi. Primo lemma, prima parola di cui vorrei parlarvi è il verbo violare. Alla terza persona, o meglio, nelle varie persone, tranne nella prima e nella seconda plurale, l'accento non va sulla O. Non è io violo, tu violi, egli viola, bensì io violo, tu violi, egli viola. Violare le leggi. Egli viola le leggi, non le viola. Viola è la pianta, è il colore, è lo strumento, ma non il verbo. Violare, che deriva da vis, che in latino significa forza, quindi applicare la forza su qualcosa. Questo è il suo significato. Seconda parola di oggi è un altro verbo, il verbo deviare. Qui possiamo fare un piccolo parallelismo con il verbo inviare. Viare vuol dire mettere in una direzione, quindi inviare, mettere nella direzione, quindi lungo una direzione, deviare vuol dire allontanarsi, de, allontanamento, da una direzione, viare. Quindi l'accento in realtà è come in inviare, noi diciamo egli invia, dunque devia e non devia. Molti dicono devia, in realtà si dice devia. Terza parola, anche qui abbiamo un verbo, è il verbo evaporare. Ci sono rimasto un po' quando ho scoperto questa cosa, ma in realtà non si pronuncia l'acqua evapora, bensì l'acqua evapora, perché questo deriva dal verbo vaporare, vaporo, da vapor, il vapore, e da e, ex, la particella di allontanamento, una preposizione in latino, che viene usata come prefisso per formare questo verbo. Evaporare, l'acqua evapora. La quarta parola di questa lista è un nome proprio. In realtà ci si riferisce a un luogo, quindi è un nome geografico. Il nome geografico in questione è Caribi o Caraibi, che spesso noi chiamiamo Caraibi. La parola Caraibi o Caribi, esiste in italiano la versione Caribi, che secondo alcuni è anche più corretta, deriva dal Taino o dall'Arawak, due lingue che erano parlate in quella zona, dalla parola Kalingo, che significa coraggio. Secondo altri invece deriva da un'altra parola che invece significa caripo, caripona, significa semplicemente essere umano, il nome con cui si designavano queste popolazioni che abitavano le isole. In realtà, anche secondo Treccani, che cito e che pongo qui in descrizione, si dice Caraibi, altrimenti c'è la versione ancora più corretta, Caribi. Parola numero 5, altro luogo geografico, si parla di una città adesso e i sarti che stanno seguendo potrebbero esserne contenti, non si dice Nuoro, bensì Nuoro. Si dice Nuoro perché il nome in lingua sarda della città, il nome, insomma, l'intero nome è Sa Provincia de Nugoro. Sa Provincia de Nugoro. Quindi la pronuncia non è Nuoro, bensì Nuoro con l'accento sulla U. Numero 6, con i cani che abbaiano fuori. La parola Omero e la parola Omero. Alcuni si confondono ancora, a me è capitato, fino a poco fa mi capitava di confondermi tra Omero e Omero, poco fa, insomma, qualche anno fa. Omero è il poeta greco, in latino era Homerus con la E lunga. Omero è l'osso, dal latino humerus, humerus, con la E breve. Omero, poeta, Omero, osso. Parola numero 7 in lista, l'aggettivo infido. Non si dice infido, bensì infido, perché questa parola deriva da in, che fa da negazione, e fidus, che significa fedele, letteralmente significa infedele, dunque infido,
non infido. Una parola che invece mi ha scioccato, che è la terz'ultima in lista, e che noto, non so se con piacere, con dispiacere, insomma, con una certa curiosità, che spiazza anche le persone che incontro in università e a cui poi, a cui faccio scoprire dell'esistenza, o meglio, della corretta pronuncia, è la parola scandinavo. Sostantivo, aggettivo che sia per riferirsi a un abitante della Scandinavia, scandinavo si pronuncia con l'accento sulla penultima sillaba e non sulla terzultima come abbiamo sempre fatto. Cioè, noi tutti diciamo scandinavo, in realtà questa è una tendenza che abbiamo in italiano a accentare sillabe precedenti alla penultima in modo da farle sembrare un po' più altolocate. In realtà si dice scandinavo, non scandinavo. La penultima parola, di nuovo con i cani che abbaiano, è un riferimento a un personaggio, probabilmente conoscete così questa parola, un personaggio di un cartone animato, del Re Leone, colui che si chiama nel Re Leone Pumba. Cos'è Pumba? Pumba è un facocero, non un facocero. In realtà la pronuncia ancora più corretta sarebbe facochero, mettendoci una H tra la C e la E. Facocero o facochero deriva dal greco phacos, che significa lenticchia, perché ha delle verruche sul muso a forma di lenticchia, e koiros, che significa invece maiale, quindi un porco, un maiale con il muso a forma, con le verruche a forma di lenticchia. Facocero o facochero e non facocero. Infine, una parola che non è sbagliata per l'accento che utilizziamo, è sbagliata semplicemente, non so per quale motivo, ma anch'io fino a pochi mesi fa sbagliavo a pronunciare e non ci facevo caso. Quello che serve per fare gli sciacqui non si chiama colluttorio, bensì collutorio, una sola T, c'è una sola T. Anche ascoltando le pubblicità o semplicemente prendendo un flacone, una bottiglietta, si può leggere che è collutorio e non colluttorio con due T. Non so perché ci sia questo raddoppiamento fonologico della T. Però lo pronunciamo colluttorio, quando in realtà si dice collutorio. Comunque, adesso non so se vi è piaciuto o no questo video, fatemi sapere se ci sono altre parole che comunemente si pronunciano male, fatemi sapere quante di queste parole pronunciavate già correttamente, e se sono solo io quello che veramente non sa l'italiano. E condividete il video a persone che non sanno di questa cosa, lasciate un like e ci vediamo la prossima volta.